Cambiamo argomento, protesta nazionale dei vigili del fuoco nella giornata di oggi. Lo sciopero della categoria rinviato invece al prossimo 1° ottobre. Vediamo. Tre città al nord, al centro e al sud Italia per far sentire la loro voce. I vigili del fuoco, aderenti al sindacato USB, oggi hanno protestato scegliendo tre città simbolo: Alessandria, Roma e Catania. Non si è trattato dello sciopero che inizialmente si voleva, visto che la commissione Garanzia Sciopero ha ravvisato un'infrazione impedendo la manifestazione, ma c'è comunque stata un'azione di protesta. Diverse le questioni per le quali si è protestato, tra queste figurano il mancato rispetto degli accordi sulle leggi speciali, le mobilità certe, la necessità di nuove assunzioni, insieme al bisogno di nuovi mezzi per i diversi distaccamenti ed arrivare alla problematica della chiusura dei distaccamenti stessi per la carenza di personale. Infine, si parla anche di prevenzione e messa in sicurezza dei territori. Oggi in contemporanea a Roma, Piazza Santi Apostoli e la Prefettura di Alessandria, anche Catania, ha deciso di scendere nuovamente in piazza per dire no alla politica che si gira dall'altra parte alle problematiche dei vigili del fuoco. Senza uomini, senza mezzi, senza le nostre risorse, purtroppo viene meno la fiducia verso le istituzioni. Noi chiediamo che venga fatto un piano assunzionale, che la procedura speciale, che il concorso pubblico 250 vengano esauriti. Chiediamo che vengano effettuati i passaggi di qualifica. Vogliamo mezzi all'avanguardia perché le emergenze si susseguono. Qualora non dovessero arrivare risposte dopo il 25 settembre, noi torneremo nuovamente a protestare fin quando non avremo risposte esaustive. La politica deve smetterla di prenderci in giro. Nessuno ha parlato di prevenzione e messa in sicurezza del territorio e abbiamo visto quello che può accadere: dalla bella giornata si può passare al nubifragio improvviso e nessuno sta facendo niente per far sì che ciò venga evitato. Lo sciopero del 7 settembre è stato rinviato al prossimo 1 ottobre.